La situazione odierna di San Michele, congiunta con i morti, queste sono delle considerazioni notturne con suggeriti rimedi che amplia la versione precedente che era praticamente inudibile in quanto il volume era troppo basso. Iniziamo con una meditazione dello Steiner per la sera. La stella immaginata sopra la mia testa, stella della vita mia, guida le potenze del mio cuore, riempi l'interiorità dell'anima mia, io mi dono alla tua luce, io mi dono alla tua potenza, io seguo la tua saggezza. Mio essere sia in te. E poi di mattina si immagina il sole innanzi a me sull'orizzonte e il sole parla. Segui il mio corso cosmico. Segui nei campi dello spirito, dove tu trovi la potenza della vita. Il coraggio dell'anima, la luce della vita, la fermezza dell'io. Questo è un aggiornamento della situazione odierna e qui vi presento un disegno a mano di Rudolf Steiner che mi pare particolarmente appropriato in quanto siamo in una prima fase della preparazione delle notti sacre che arriva dopo la fase di San Michele che sta per finire e l'inizio della considerazione dei morti. Dunque, il mosaico dei contenuti, la struttura che è applicata è introduzione dei suggerimenti, delle osservazioni su cosa vogliono gli avversari, l'azione del logos in noi. Cosa, come e quando dobbiamo fare, dei metodi e qualche dritta, l'aiuto reciproco fraterno, la consacrazione e poi alla fine un suggerimento per un minuto di silenzio in ultimo. Prima introduzione sono suggerimenti di cosa e come fare. Anzitutto ci vuole la spregiudicatezza. E soprattutto quella pace che viene dal Cristo, che Massimo chiamava l'atarassia cristica, che è una pace che va molto profondo e che è qualcosa di sacro. Questa deve essere immaginata, poi ispirata e alla fine intuita. La si può vedere d'altronde quando nei rari momenti, quando ci si viene con la pace di un bimbo neonato attorno a noi. Ci vuole la comprensione pratica come armi contro Lucifero, pratico in quanto lui ci vuole sognanti e lontani dalla terra. Poi ci vuole coraggio luminoso contro Arimane, che ci vuole impauriti, e la vitalità è quella che sconfigge Sorath, ovvero gli Asuras, che ci vuole annientare. Il risultato in pratica è che dobbiamo consacrare noi stessi e qui evoco se possibile la scena che io ho assistito quando sono stato all'ordinazione dei preti della Christengemeinschaft a Stoccarda. Quando insieme circa 200 preti assieme dicono per ogni risposta sì, così sia, ed è così che in coro suggerisco che rispondiamo anche noi alla consacrazione di noi stessi. Sì, così sia. Il fare, esercitandoci, oltrepassa il sapere, perché crea esperienza. E l'esperienza poi si integra nell'anima e poi, dopo la morte, diventa una facoltà. E
E se abbiamo ben lavorato, può anche darsi che questo succeda anche prima. Ma intanto è importante ancorarsi bene a terra. E perché? Bisognerebbe pensare il concetto vivente di qualsiasi manufatto che noi incontriamo. Ovvero qui presi a ranfrusaglia, ogni sedia, ogni bottiglia, ogni muro, ogni strada, ogni tavolo, ogni lavandino, ogni letto, ogni schermo, ogni divano, ogni bicchiere, qualsiasi cosa. Per chi fa concentrazione, rendiamoci ben conto che tutti questi manufatti umani sono delle porte che ci portano allo spirito vero. E in quanto sono lì presenti nella nostra vita come realtà, ci sono portati incontro dal Logos, in quanto signore del destino. Però è importante che noi ci ancoriamo bene alla terra perché c'è il rischio di incontrare invece la superpotenza fiammeggiante di chi lo imita, che non è il Cristo, ma che è l'Anticristo, riconoscibile dai suoi frutti. Invece della calma porta l'angoscia, ci porta la paura al posto del coraggio e ci vorrebbe assolutamente asservire a quello che sarebbe la sua potenza. Mentre quello che ci salva è il fatto di riconoscere la nostra piccolezza davanti al Logos, ovvero che siamo non io, ma il Logos in noi. Ed è questo che ci salva perché, come affermazione, è pura, semplice e libera. E lì non è più possibile che ci sia né tentazione né fuorviamento di qualsiasi tipo. Le osservazioni, gli avversari attualmente vogliono agire contro l'umanità. Lucifero si manifesta attraverso i santoni orientali che dettano un'etica senza la pur minima conoscenza dell'io. Ricordiamo, è il Logos che crea l'io ed egli avanza senza combattere, perché non ne ha bisogno, perché infatti ogni io è soltanto un aspetto della multiforme realtà che è accolta nel Logos. Siamo semplicemente come una tegola, no, piuttosto una particella di un mosaico col quale il Logos costruisce il mondo dello spirito. Arimane intanto vuole abusare il cosmopolitanismo attuale usando le multinazionali e quello che si chiamano i PPP, ovvero il partnership del settore pubblico e del settore privato, dove vengono dati poteri a enti del settore privato che poi agiscono con i poteri del settore pubblico per sopraffare la libertà dell'individuo. E vediamo qui i lupi travestiti in montoni che sanno bene come sembra il bene, perché è così che si nascondono, eppure per mezzo proprio di questa conoscenza sono salvabili. Perché in loro c'è la conoscenza di quello che è il loro errore e che noi dovremmo poterlo stuzzicare o almeno provocare con un'idea seme che poi sboccerà nella loro anima. Sorat vuole produrre la confusione tra amore e sesso, che sarebbe la sua imitazione del Cristo, e la psicologia che è basata sulla patologia anziché sull'uomo sano. Ma ricordiamo che possiamo amare cose come i panorami, i monti e le piante,
assolutamente in un modo senza nessuna interferenza sessuale, perché è impossibile che ci possa essere. Dunque, il sesso non è amore. Dunque, è questo che dobbiamo togliere dall'idea come confusione. L'egoismo, infatti, è qualcosa che guarisce con l'amore vero, permettendoci in questo modo di irretire gli uomini per il conto del Logos in noi, permettendoci di portarli anche loro alla vita oltre la morte. L'azione del Logos nell'io è che la vita porta i suoi frutti per poi fare un'altra vita. Ricordiamoci, è questo il processo del frutto. E presso gli uomini questo si tratta di facoltà che poi si incarneranno nella prossima incarnazione e forse anche ora potremmo già adoperare prima di andarcene. L'amore è qualcosa di imperituro e non bisognerebbe mai scordarselo, perché non si perde mai il contatto con gli esseri amati e non bisogna mai temere di perderlo. Non è come il sapere materiale, e specie quello del mondo submateriale dell'informatica, quello decade in momenti, una volta che si passa la soglia della morte, ma l'amore persiste. L'unione dell'io col Logos incarna il superumano, qui e ora, ed è una realtà, non una favola. Per far questo ci basta una stella sopra la testa per ispirarci, una pianta che spacca il cemento per vedere come la vita sopraffà il mondo della morte. Una sola goccia d'acqua per vedere lì la compassione del divino, e questo trasforma la nostra concezione della realtà per renderla qualcosa che risana, qualcosa che è un balsamo che ci porta oltre l'amore, che ci guarisce anche se noi dobbiamo agire con coraggio di fronte alla paura, anche se noi dobbiamo patire il dolore per purificarci. Sta a noi, ricordiamolo, in tutta libertà agire di conseguenza su di noi stessi. Sta a noi attivare il Logos in noi per incarnarlo non solo per il bene nostro, ma anche per quello del mondo. Cosa fare in pratica? Come e quando? Consiglio di meditare il miracolo del seme che germina, possibilmente prendendo una ghianda, per esempio, di una quercia o di qualsiasi seme, di qualsiasi pianta che noi ben conosciamo, e osservare come si muove, come viene fuori il primo movimento. Meditare gli arti inferiori in movimento sottile, come sconsiglia Massimo verso la fine di tecniche di concentrazione interiore, di meditare l'esercizio di cuore di Cristo che ci unisce a tutti quelli che noi amiamo, e perché no, dovremmo anche farlo perché loro che non amiamo, coloro che si ergono davanti a noi come nemici, perché anche loro ci producono un gran bene, forse di più di quelli che amiamo naturalmente. Sfruttiamo il metodo di Maître Philippe, aggruppandoci attorno a chi ha bisogno per produrre i miracoli di cui abbiamo bisogno non solo ora, ma di cui avremmo sempre più bisogno mentre il nostro destino umano si incupisce. Penetriamo il male e intravediamo i malvagi come puzzazzi incoscienti, che è quello che sono in realtà. Sono
e aiutiamoli a avere la coscienza di quello che stanno diventando e aiutiamoli dunque ad andare oltre per guarire, per salvarli, per poter trasformare il male in bene. Qui si tratta proprio di fare quello che diceva il Massimo, specie nel Logos contro i nuovi misteri e alla fine ancora di tecniche. Quando parlava del judo interiore, dove piuttosto che combattere si rinuncia a strafare, si rinuncia al combattimento iperattivo, ma invece si coglie la volontà più profonda, che semplicemente è e fa, ed è collegata al nostro umile io. Quello che può accogliere il Logos in sé per veramente trasformare tutto. Intendiamo tra l'altro quanto è importante, post-concentrazione, mandar giù il concetto, poco per volta, dall'ipofisi attorno al cranio, giù per la laringe, fino al plesso solare. E poi oltre a quello che i giapponesi chiamano l'ara in mezzo del ventre, dove si trova il centro delle forze della volontà umana. Poi consiglio inoltre una cosa che è utilissima, ovvero fare l'esercizio di rivista di memoria sulla vita intera. Bisognerebbe praticare anche il coraggio, guardando la paura in faccia, esaminare anche la brama e creare nuovi istinti per mezzo dell'esercizio dell'azione pura, nuovi istinti essendo il richiamo che noi ci mettiamo davanti per fare gli esercizi quando sentiamo la mancanza loro. Dobbiamo essere il logos nell'io per vincere in noi e fondare la tarassia cristica, che è, come già detto, il balsamo che guarisce l'anima. Bisogna coordinare gli esercizi secondo tre modelli che sono forniti nelle prossime diapositive. Non è che gli esercizi vanno tutti fatti, ognuno è libero di fare quello che vuole da questo menu. Ma suggerisco questo come campagna e suggerisco anche delle astuzie per poter agire. Ad esempio, per chi non trova pace, ci si può sempre rifugiare qualche minuto nella toilette, dove uno trova un momento di calma, nonostante tutto, per poter agire interiormente. Poi consiglio una cosa importantissima, l'aiuto reciproco fraterno, e cioè di incontrarsi tra di noi e confessarsi tra di noi per risolvere i nostri problemi. Come disse nel Vangelo di Giovanni, dopo aver ispirato sui discepoli, dicendo loro: ricevete lo Spirito Santo, il Cristo, disse a certi: darete sollievo scaricando i loro peccati, ad altri darete la forza di portarli. In un minimo di due, ovvero in assoluta riservatezza, possiamo esaminare assieme le nostre difficoltà, i bloccaggi, i problemi, le oppressioni che viviamo e meditare assieme la situazione e vedere come possiamo risolverla. Se occorre un'azione soltanto in due, oppure se bisognerà essere in molti, e trovare i mezzi per oltrepassare le risorse che già abbiamo. Bisogna anche cercare di capire se i problemi che provengono sono impulsi del passato che si manifestano nell'anima, oppure sono delle prove per noi per produrre quello che sarà delle nuove facoltà in avvenire.
Ricordiamo che il cuore di Cristo accoglie ognuno e offre un aiuto concreto ad ognuno. E accogliendo ognuno, ogni volontà divergente le armonizza. Ed è questa la via per andare avanti senza combattere tra di noi. Dunque, col primo modello, che era la versione iniziale del programma, quale l'ho suggerito in passato, il lavoro sul Covid e così via. Poi una seconda versione per raccogliere l'attività per fasce, ovvero di notte si potrebbero fare questi esercizi. Io infatti sconsiglio, dopo aver praticato per diversi mesi questa cosa. E adesso direi piuttosto di alzarsi prima verso le 6 del mattino per fare un'attività raggruppata più densa e poi dunque raggruppato attraverso la giornata in modo che ci sono dei momenti dove importiamo un massimo di potenza spirituale in quei momenti. Oppure ci si può anche fare una specie di combinazione tra le due, tra quello che si fa, un'attività raggruppata e poi degli esercizi che vanno fatti singolarmente. In conclusione, l'importante messaggio è che non bisogna disperare. Le sconfitte molteplici non contano per niente di fronte alla vittoria definitiva, è quella che noi cerchiamo. Seminiamo attorno a noi il verbo, ovvero il logos, è lui che decide quando trasformare la vita di chi ascolta. Noi, il nostro ruolo è semplicemente quello di passare il messaggio. Ci si consacra il coraggio per creare una vittoria più impensabile, quello coraggio che abbiamo, quello si dona anche al servizio del logos. E questo porta a una trasformazione che è una parte integrante della vita. Ed è come una legge musicale della risurrezione, in quanto si cambia di chiave musicale, come si passa dal do al si, oppure dal do a un sol, in modo che veramente si cambia marcia. Ricordiamo che siamo avviati su un cammino che finirà con le 12 notti sacre, il nostro ciclo, che è iniziato a San Michele, poi prepariamo l'incontro tra poco con quelli che sono i defunti, poi ci sarà l'avvento con naturalmente la partecipazione dei nostri defunti e poi le 12 notti sacre che incarneranno gli impulsi che abbiamo immesso durante questa fase. Dunque, San Michele è fatta. Bisognerebbe ora chiedersi e chiedere aiuto pure ai defunti, specialmente a quelli che noi abbiamo aiutato per mezzo di questi ultimi mesi di esercizio col Covid. Rendiamo dunque sacra la notte che ci investa, consacrando noi stessi e la notte delle stelle lucenti. Alla fin fine, come assoluto minimo, consiglio un minuto di silenzio ogni sera alle ore 21. È qualcosa che ognuno può fare liberamente e quando lo fa è libero di pregare, meditare, concentrarsi, contemplare, rivedere le memorie, eccetera. Lo scopo è totalmente libero, si può fare per la pace, per la libertà, per la guarigione, per creare, per far miracoli, per riflettere, soluzionare, capire, intraprendere e così via. Chiunque può partecipare, proprio chiunque. Ma questa iniziativa non è qualcosa di nuovo. È qualcosa che venne fuori da un certo Wallace Powell durante la prima guerra mondiale sul fronte orientale vicino a Gerusalemme e che poi è stato portato avanti da Walter Stein,
che ne ha parlato a uno dei suoi pazienti, perché agiva in Inghilterra dagli anni 30 in poi come praticante di omeopatia di origine antroposofica, che dava al suo paziente, un certo Winston Churchill, e anche a un altro che era il re Giorgio VI. E grazie alla loro sponsorizzazione hanno messo su questa campagna durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti ci fu un interrogatorio di un ufficiale nazista dopo la Seconda Guerra Mondiale che era stato interrogato dagli alleati e le avevano chiesto qual era l'azione che secondo lui aveva portato alla vittoria degli alleati. E lui diceva il minuto di silenzio alle ore 21, perché diceva che con l'adesione di circa 1 milione di persone ogni sera, era qualcosa che dava un impulso che i nazisti, nonostante tutti i loro agimenti a livello occulto, non potevano assolutamente contrariare. A scelta, dunque, esiste un sito che si chiama globalsilentminute.org, che è stato creato per questo, e io sto creando un altro di cui do il secondo indirizzo, per un'orientazione più spirituale. Dunque, grazie dell'attenzione e buon lavoro a tutti. Grazie ancora.